Diamo inizio alla cerimonia di questo 25 aprile 2016 in vetta al Bisbino. Rappresentanze, attenti! Alza bandiera! Riposo. Diamo ora la parola al sindaco di Cernobbio, dottor Paolo Furgoni. Alla banda che arriva come sempre. Volevo iniziare il mio breve intervento di oggi citando, e la leggo per voi, citando dovremmo chiederci perché questa giornata sia stata spesso faticosamente festeggiata. Invece il 25 aprile non celebra la fine di una guerra civile, celebra la fine di una dittatura e la fine dell'occupazione del nostro Stato e soprattutto segna la fine di un'idea per cui il più forte ha il diritto di controllare il più debole, di sopprimere il più debole. Che questa storia sia finita da noi, che nel corso degli anni e dei successivi tante volte durante la seconda guerra mondiale e prima della seconda guerra mondiale. Certo non è stata sconfitta per sempre, ma quello che è chiaro è che l'Italia da allora è cambiata. Non che tutto sia andato bene, non che i torti e le ragioni fossero tutti dalla stessa parte, l'ho detto tante volte in queste cerimonie, è chiaro che è così, ma non saremmo onesti se non sottolineassimo ancora una volta che il 25 aprile ha segnato un punto di svolta nel nostro paese. Un punto di svolta da cui dobbiamo stare attenti, a cui dobbiamo stare attenti, che dobbiamo proteggere, perché, come dicevo un attimo fa, certi veleni non muoiono mai e si ripresentano. E dobbiamo avere la forza civica, ma anche la forza etica, morale, per contrastarli. E non è questione di stare da una parte o dall'altra, è questione di stare
per il futuro del nostro paese, per il bene del nostro paese, per il bene delle nostre comunità, per quella libertà che è stata conquistata a duro prezzo, lo dicevo un attimo fa a Cernobbio, a duro prezzo da ragazzi che non l'hanno vista, che hanno messo in gioco la propria vita e l'hanno persa per noi e per chi veniva dopo di loro. Con quello spirito che probabilmente adesso un po' manca, adesso tendiamo a fare le cose che riguardano noi, al massimo la nostra famiglia. Invece qualcuno ha giocato la propria vita, l'ha anche persa per gli altri e per consegnarci questi oltre 70 anni di libertà. Un'altra notazione, ed è l'ultima che voglio lasciarvi quest'anno, pensavo anche rispetto all'omeria che il Don faceva, ci ha fatto sentire, ci ha detto durante la cerimonia religiosa, due cose. La prima è che ci sono piccole storie che però hanno segnato la vita di tante persone e oggi ce ne racconteranno una che è significativa, che è passata da questa terra. L'altro era il richiamo all'anno della misericordia e io voglio dirla così. Qualche anno fa c'era la disputa sull'identità dell'Europa e sulle radici cristiane dell'identità dell'Europa, ed era una disputa che aveva anche il suo senso, perché a volte l'identità viene utilizzata come una specie di clava da tirare in testa agli altri, insomma, quasi per difenderci. In realtà l'identità cristiana è quella che Papa Francesco sta segnando con la sua testimonianza, prima ancora che con le sue parole, in questi mesi, in questi anni. Ed è questa l'identità cristiana che l'Europa dovrebbe riscoprire, non per scagliarla contro qualcuno, ma per capire che se l'Europa è diventato quello che è diventato in questi 70 anni, l'ha fatto perché è stato capace di mettere la libertà, il rispetto per gli altri, anche la capacità di perdono, anche la capacità di superare scontri e lotte che sono durate per secoli. Voi pensate a quello che era la Germania, la Francia, l'Italia solo pochi anni fa, in fondo pochi decenni fa, e le lotte appunto che la Seconda Guerra Mondiale ad esempio testimonia. Allora, è questa l'identità cristiana che secondo me l'Europa dovrebbe scoprire per non tornare indietro, perché il rischio di tornare indietro è forte, lo è stato negli anni passati con quello che è successo ad esempio in Jugoslavia, ma è ancora adesso con le barriere e le separazioni. Allora, il 25 aprile, perdonatemi, ha senso e continuerà ad aver senso se ci ricorderemo di chi ha sacrificato la propria vita, ma anche se capiremo come portare questi valori avanti, per cui fra 25 anni i ragazzi che sono qua ancora adesso potranno di nuovo festeggiare il 25 aprile in una non solo unitaria Europa capace di quei valori che l'hanno resa grande in questi anni. Grazie a tutti. Stavo perdendo un pezzo. No. Adesso lascio la parola a Franco Edera, perché è una di quelle storie che dicevo un attimo fa, che sono tante piccole storie, è un po' la tradizione di questi anni, che è stata inaugurata anche a ricordo dei giusti sconosciuti. Anche qui ci sono tante persone che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno aiutato gli altri, anche in modo disinteressato, e hanno salvato tante vite. Cioè, proprio tra tante piccole storie, Franco ne ascolta un'altra che ci racconta oggi. Un'altra piccola storia del Museo del Bisbino. Nel settembre del 43 il maggiore Dobson fuggì dal campo di Veano Piacentino, come tanti altri prigionieri. Ebbe modo di aiutare altri soldati a nascondersi, ad aiutarli nella loro fuga. E poi toccò a lui. Con l'aiuto del Comitato Nazionale di Liberazione, arrivò a Milano, poi a Como e Moltrasio via Lago. E riprendo qui un pezzo del suo racconto. In Moltrasio siamo andati in una casa molto vicino al punto di sbarco,
Moltrasio è un piccolo villaggio come Clovelly, il mio paese natale. Non ha nessuna strada, è un salire di gradini della collina. Abbiamo aspettato lì con la moglie del tizio che doveva essere contrabbandiere capo, che doveva prendere noi, in realtà per portarci oltre frontiera. L'uomo conosceva la strada, ma lui non c'era. Lei era molto felice di vederci. Ci chiedevamo cosa stesse succedendo, perché era da un giorno e da molto presto la mattina e assolutamente non è successo niente fino alle 5 di sera. E poi il contrabbandiere è apparso. Non avrebbe potuto essere più tipico. Un momento non c'era e il momento dopo c'era. Un ometto di circa 4 piedi e 6, indossando scarpe di ginnastica. E lui ha detto, dobbiamo andare a casa di mio zio. Non possiamo rimanere qui. Ebbene, velocemente ci siamo trasferiti a casa dello zio, che viveva in cima al villaggio. Piuttosto una passeggiata su per la strada del villaggio, che era molto ripida. E la prima cosa che abbiamo visto a casa dello zio era il fucile con la baionetta su di esso. E appeso alla baionetta uno di quei cappelli con una piuma in esso, che le truppe di montagna italiani indossano. Abbiamo davvero pensato che questo era la fine. Tutto ciò che hanno fatto è quello di consegnare noi verso i militari tedeschi locali. Tuttavia questo era lontano dalla verità, perché siamo stati frettolosamente assicurati che il soldato bersagliere era un uomo chiave per l'intero procedimento, perché il suo compito era quello di presentarsi come sentinella sul confine e vedere che nessuno lo attraversava, o in alternativa per ricevere 50 lire da tutti per quello che faceva. E così la sera siamo partiti dal villaggio sulle rive del lago di Como, verso l'alto in montagna, su una strada acciottolata molto ripida, presumibilmente costruita da Napoleone, e senza dubbio lo è stata. Circa, suppongo, 1000-2000 piedi verticalmente, e intanto si stava facendo buio. Siamo venuti a un rifugio di montagna o azienda, in cui hanno detto, qui passeremo la notte. Eravamo 7 persone, più il soldato bersagliere, più la guida di Francesco, più contrabbandiere. Un letto enorme e una stalla piena di erba appena tagliata, non fieno ma erba, e quindi molto bagnata. Ho detto molto egoisticamente, mi dispiace l'influenza. Mi sento assolutamente orribile, non ho intenzione di dormire sull'erba bagnata. Così mi è stato permesso di dormire nel letto con altre 3 persone e tutti gli altri accumulati nel fieno. La mattina dopo ci siamo svegliati all'alba. Ora era la fine di ottobre, davvero nevicato in Appennino, dove eravamo stati. Ma è stato bello in Como, fatta eccezione per la nebbia del mattino, e quando il sole è entrato era assolutamente bellissimo il lago, che gradualmente appariva nella nebbia. Ma evidentemente non era il momento di stare fermi. Anche quello dove ero stato, il fienile, erano andate via da poco le mucche e quindi ragionevolmente avevamo avuto anche il riscaldamento centralizzato. Ci siamo sentiti bene comunque e non dipende da noi di passare al clima un po' più civile della Svizzera. Siamo partiti poi con il bersagliere che conduceva la squadra con il mio cappello appoggiato all'estremità della baionetta invece del proprio che portava la guida. Quando siamo arrivati vicino alla frontiera, tutti, cappa e spada, il tutto è diventato un sacco di ips e nascondersi dietro gli alberi. E alla fine siamo arrivati a un'enorme catena di recinzione. È stata davvero una cosa piuttosto sorprendente da scoprire lassù. Hanno detto che ci fermiamo qui e ci siamo detti come faremo a attraversare questo. Era circa 10 piedi alta, suppongo, con 3 linee di filo spinato in alto e 3 filoni in fondo. Un ostacolo piuttosto arduo da superare, e nel bel mezzo di un bosco, anche se c'era un vecchio selciato stradale a quell'altezza. C'era una garitta in cui il soldato bersagliere prese posizione. Abbiamo detto, cosa facciamo adesso? E hanno detto, vi faremo passare oltre la recinzione, ma prima cerchiamo di darvi qualche consiglio. Vedete lassù? Abbiamo guardato su per la montagna, circa 1000 piedi c'era un grande edificio, e hanno detto, quella è la caserma dei carabinieri e non bisogna arrivare lì vicino. E abbiamo detto che non saremmo andati lì vicino se potevamo farne a meno. Subito dopo, la prossima cosa che accadde fu che alzarono il recinto. Hanno detto, ecco il posto dove attraversare il confine, e c'era un perfetto buon varco attraverso questa cosa.
qualcuno aveva fatto il varco attraverso il filo sfinato nella parte inferiore. La guida a capo è andata a fondo della recinzione a catena, la sollevò e noi tutti siamo passati sotto. E le nostre merci modeste, costituite da un rasoio e un paio di fazzoletti avvolti in un panno, sono stati gettati sopra le righe e siamo stati in Svizzera. La sentinella presentò le armi. Tutti dicevano arrivederci. I due italiani sono andati nella direzione da cui siamo venuti. E noi e gli altri due italiani che erano con noi li abbiamo lasciati a piedi in un cantiere in Svizzera chiedendo cosa avrebbero fatto. Così Tony Dobson raggiunse la Svizzera. Da qui un'altra storia. Restò in Svizzera come non combattente fino a quando nel 1944 da Ginevra riuscì a ricongiungersi con le forze alleate e riprendere la via del fronte. In Svizzera conobbe una donna, la signora Nelly, che dopo la guerra sposò. Tony Dobson ricoprì importanti incarichi per l'esercito britannico e anche per la NATO. Tony Dobson, nato nel 1911, ci ha lasciati nel 1987. Io oggi ho il piacere della presenza alla nostra commemorazione della signora Nelly Dobson, che ha voluto essere qui. La signora ha 94 anni. E veramente la ringrazio moltissimo. C'è qua anche il figlio Mark, la figlia e i nipoti, che ringrazio per la loro presenza e partecipazione. Per concludere però, non è meno importante, ma vorrei soffermarmi su un aspetto di questo momento di ricordo, che per fortuna rende particolari gli uomini, che è un po' la storia di questa persona e di tanti di noi, la capacità di fermarsi nel pericolo e nelle grandi difficoltà e pensare alla bellezza, al bene, e trasmettere questa forza e questo sentimento agli altri. Quindi quando nel pericolo e nella fuga non pensavo all'alto, al sole, al cielo, pensavo anche al futuro. E quindi sarà stato per lui. Così sarà stato sicuramente per quanti hanno perso la vita per aiutarli. Così è per tanti amici della montagna, per tante persone, per tanti di noi. Quindi io ringrazio tutti quanti per avermi ascoltato per questa bella storia. Grazie. Grazie a Franco Edera degli Amici del Bisbino. E ora invitiamo le delegazioni a spostarsi con Don Tullio presso il cippo ai caduti per la seconda parte della cerimonia.